Il suo nome è Mark Phoenix. Nato in California il giorno del ringraziamento dell'anno 2000. Nel 2012 si trovava per le vacanze natalizie a Dallas, nel Texas, dove era stato invitato dagli zii Jonas e Betty Ann. Zio Jonas lavorava come dirigente in uno stabilimento petrolifero dal 95, anno in cui si era laureato in geologia presso la Texas University. Dall'inizio dell'estate del 2011 era impegnato nella costruzione di un pozzo che doveva estrarre petrolio dagli scisti bituminosi vicino ad Austin, il primo di questo genere in Texas, e come regalo di Natale aveva promesso a Mark una visita guidata negli impianti sotterranei, che per ragioni di sicurezza erano completamente autosufficienti. Fu durante quella visita, il 3 gennaio 2012, che avvenne lo scoppio della bomba. Le onde d'urto delle prime esplosioni sconvolsero il sottosuolo. Mark si ricorda che pensò subito ad un forte terremoto. Ne aveva già sentiti molti a casa in California. Poi le gallerie superiori iniziarono a crollare e il pozzo centrale si riempì in poco tempo di detriti. Un'atroce verità si fece strada nella mente di Mark. L'impossibile era accaduto. Non avevano nessun modo per determinare la gravità dei danni in superficie. Intanto i generatori d'emergenza si erano automaticamente attivati alcuni minuti dopo che la rete elettrica era saltata. Gli zii erano fondamentalmente ottimisti e pensavano che i danni non dovevano essere tanto gravi, visto che le scosse erano diminuite in breve tempo. Zio Jonas addirittura pensava che l'esercito avrebbe organizzato un'operazione di soccorso e che sarebbero venuti a liberarli nel giro di pochi giorni, al massimo una settimana. Anche zia Betty Ann era ottimista. Dopotutto avevano a disposizione provviste di emergenza sufficienti per sfamare 200 uomini per un mese intero. Sicuramente allora non immaginava che loro tre avrebbero consumato tutte quelle provviste e che quella miniera sarebbe diventata la loro casa, il loro rifugio e la loro prigione per 8 lunghi anni della loro vita. Durante gli anni trascorsi nelle viscere della terra, Mark ha imparato molte cose di vitale importanza per la sopravvivenza. Zio Jonas gli ha insegnato come raffinare il petrolio grezzo e ricavarne benzina per l'alimentazione dei generatori, come estrarre l'acqua dalle rocce porose e fabbricare pezzi di ricambio per mantenere in funzionamento i macchinari. Zia Betty Ann, che prima lavorava come infermiera e poi come insegnante in un liceo nella contea di Denton, ha provveduto all'istruzione e all'educazione di Mark. Il loro amore e i loro incoraggiamenti hanno accompagnato la sua crescita in maniera armoniosa, nonostante il forte senso di solitudine e la nostalgia che Mark provava per i suoi genitori e i fratelli. Il debito di riconoscenza nei loro confronti è incalcolabile e Mark si promette che un giorno riuscirà a ripagare le loro cure con altrettanto amore e devozione. All'inizio del settembre del 2019, pochi mesi fa, finalmente sono riusciti a risalire in superficie. Quando per la prima volta dopo molti anni hanno visto la superficie terrestre, gli è sembrato di camminare su un altro pianeta. Era effettivamente la Terra quel paesaggio desolato che si estendeva davanti ai loro occhi. Poco si era salvato dalle violente bufere e dal freddo intenso che aveva tormentato il pianeta per molti anni dopo il giorno X. E adesso che la pioggia radioattiva era cessata e il sole splendeva di nuovo, le fertili e rigogliose pianure che circondavano Austin sembravano un deserto disseminato di rocce frastagliate e dei resti di una civiltà ormai scomparsa. Durante i primi giorni di vita in superficie, mentre esploravano la zona circostante, gli era facile credere di essere gli unici sopravvissuti. Ma la mattina del quinto giorno, lo zio Jonas è riuscito a mettersi in contatto radio con una famiglia di nome Ewell, che abitava vicino alle rovine di McKinney, a 30 miglia a nord di Dallas. La notizia era strabiliante. Gli Ewell erano in contatto con altri piccoli gruppi di sopravvissuti. La maggior parte di loro viveva isolata e non poteva muoversi a causa della totale mancanza di carburante, cibo e acqua. Gli Ewell chiedevano a chi era in grado di farlo di raggiungerli a McKinney per creare una nuova comunità, ma avvisavano anche che non tutti i sopravvissuti avevano intenzioni pacifiche. Le città di Dallas e Fort Worth erano ormai ridotte in macerie ed erano controllate da bande di violenti criminali che terrorizzavano chiunque cercasse di ristabilire la legge e l'ordine. Consigliavano quindi di evitare quelle zone nel loro viaggio verso nord. Mancava solo un mezzo di trasporto,
poiché zio Jonas riteneva che sarebbe stato troppo pericoloso intraprendere un viaggio così lungo a piedi. Dopo una settimana di ricerche a tappeto, trovano un veicolo ancora in grado di funzionare, una vecchia corriera, e si era conservata in ottimo stato perché si trovava in un parcheggio sotterraneo dove era stata risparmiata da anni di violente bufere. Dopo lunghe ore trascorse a revisionarla e dopo aver riempito il serbatoio, sono riusciti finalmente a metterla in moto e sono partiti. Arrivati a McKinney non è stato difficile trovare dove abitavano gli Ewol, perché il loro ranch era l'unico edificio ricostruito in città. Più che un ranch sembrava piuttosto una postazione di frontiera, circondata da un muro fortificato con numerose guardiole ed un profondo fossato. Con tutti i banditi ed esperados in circolazione, non era difficile capire il perché di un simile sistema difensivo. Il 70enne Pop Ewol era il capo di questa piccola comunità di sopravvissuti. Era stato lui a convincere zio Jonas ad unirsi a loro, nella prima comunicazione radiofonica. La comunità non era molto numerosa, una dozzina di persone in tutto, ma le trasmissioni radio erano sempre meno disturbate e nel giro di poco tempo il numero dei rifugiati era quasi raddoppiato. Bisognava dare un nome al nuovo insediamento e hanno deciso di chiamarlo Gruppo Dallas 1, abbreviato in GD1. Da quel momento tutti si dovevano impegnare per rendere GD1 un rifugio sicuro. Cutter Jax era uno dei primi arrivati. Prima del giorno X era capo meccanico nelle officine del circuito di Formula 1 vicino a Dallas e la sua bravura e la sua conoscenza dei motori dovevano dimostrarsi insuperabili durante il loro viaggio. Ha insegnato a Mark a guidare e da una montagna di rottami è riuscito a ricavare una potente auto truccata, una specie di camioncino semiscoperto che tutti ormai chiamano scherzosamente la Spider. Siccome non gli mancava di certo il carburante, Mark l'ha usata per pattugliare i dintorni della città e tener d'occhio le bande di razziatori che minacciavano continuamente GD1. Cutter ha insegnato a Mark anche a sparare, ed è stato anche grazie alla sua abilità con le armi e con il volante che Mark si è guadagnato la fama di guerriero della strada. 6 mesi dopo l'arrivo di Mark, zio Jonas e Betty Ann a GD1, la comunità ha dovuto affrontare una crisi drammatica. Un'ondata di caldo ed un pericolo di siccità stavano minacciando di distruggere tutte le loro provviste alimentari. I raccolti erano bruciati ed il pozzo artesiano, l'unica fonte di acqua non contaminata, stava per esaurirsi. La siccità stava esasperando anche gli animi delle bande cittadine. Ultimamente avevano unito le loro forze mettendo da parte le antiche rivalità e avevano intensificato le loro incursioni alla ricerca di cibo e acqua. Le minacce alla loro sicurezza e incolumità aumentavano giorno dopo giorno. Negli ultimi giorni di maggio del 2020, Pop Ewol è riuscito a mettersi in contatto radio con un'altra comunità insediata nella città di Big Spring, a circa 300 miglia ad ovest di McKinney. Sembrava proprio che la loro situazione fosse il contrario di quella di GD1. Avevano abbondante cibo e acqua, ma poco combustibile. Erano in contatto radio con un altro gruppo di sopravvissuti insediato a Tucson, Arizona. Anche loro a corto di benzina. La comunità di Tucson li aveva informati che i territori ad ovest delle montagne della Sierra Nevada erano stati risparmiati dagli effetti devastanti delle tempeste radioattive e che miracolosamente gran parte della California meridionale era ancora discretamente popolata. La notizia era incredibile. Forse la famiglia di Mark era ancora viva e avrebbe potuto riabbracciarla presto. Pop Ewol ha convocato una riunione per decidere come affrontare la crisi che stava mettendo a dura prova GD1. Tutti erano d'accordo che rimanere a McKinney voleva dire una morte lenta per denutrizione, oppure una morte improvvisa e violenta per mano delle sanguinarie bande di malviventi. L'unica soluzione possibile per GD1 era raggiungere la California, l'unica zona dove si poteva sperare in un futuro migliore. La loro decisione è stata trasmessa ai sopravvissuti di Big Spring ed è stato fissato un incontro nella loro città. GD1 avrebbe fornito il combustibile per avere in cambio cibo e acqua. Poi, insieme a loro, sarebbero partiti per raggiungere la comunità di Tucson e tutti insieme avrebbero intrapreso l'ultima parte del viaggio verso la California. I preparativi per la partenza sono cominciati subito. Sono stati scelti 3 veicoli per formare il convoglio: la corriera con cui sono arrivati a McKinney,
La Spider truccata di Mark è un'autocisterna con 5.000 galloni di benzina che sono riusciti a recuperare nei serbatoi sotterranei nei pressi del ranch degli Ewell. Il gruppo disponeva di provviste sufficienti, ma non aveva abbastanza armi e munizioni per difendersi in caso di attacco. Allora, uno dei membri del gruppo si è offerto di andare a Sherman, una cittadina qualche miglio più a nord, in cerca di armi e munizioni. Il giorno dopo l'esploratore ha comunicato via radio di aver trovato un deposito di fucili da caccia e munizioni di vario calibro, ma di non poter ritornare alla base perché il furgone si era rotto. Aveva trovato anche una ragazza dispersa e richiedeva il loro aiuto. Mark doveva andare a prenderlo a Sherman con la sua formidabile Spider. Ma ad aspettarlo ha trovato anche un gruppetto di banditi motociclisti, appartenenti a una banda sanguinaria conosciuta con il nome di Lions, originari di Detroit. Hanno teso un'imboscata, ma grazie alla sua abilità in combattimento, Mark è riuscito a neutralizzarli. Durante il violento scontro a fuoco, Mark ha ucciso Stinger, il capo della spedizione. La ragazza si chiamava Kate Norton ed era l'unica sopravvissuta del gruppo di Kansas City, recentemente attaccato e completamente distrutto dai Lions di Detroit. Il capo di questa feroce banda, un certo Mad Dog Michigan, le aveva risparmiato la vita perché si era perdutamente innamorato di lei. Mad Dog è un super agente della Chaos che è riuscito a fuggire dal penitenziario di massima sicurezza di Pontiac, vicino a Detroit. Insieme alla sua banda, composta prevalentemente da ex agenti della famigerata organizzazione terroristica, si sta dirigendo verso la zona militare di Fort Hood, nei pressi di Killeen, Texas, l'arsenale più fornito di tutti gli Stati Uniti. Lì, Mad Dog spera di trovare armi sufficienti per rifornire gli altri gruppi della Chaos, che controllano parecchie città lungo la costa orientale. Kate è riuscita a sottrarre una moto ed allontanarsi dal campo, ma Mad Dog è un osso duro e ha deciso che sarebbe riuscito a riaverla a tutti i costi. Ha incaricato suo fratello Stinger e un gruppo di ragazzi in gamba di inseguirla e catturarla, e infatti loro hanno rintracciato Kate a Sherman. Quando Mad Dog ha saputo dell'uccisione di Stinger, ha giurato che l'avrebbe fatta pagare molto cara all'assassino. Ha cambiato improvvisamente i suoi programmi, ha accantonato il progetto di saccheggiare Fort Hood e si è lanciato all'inseguimento del gruppo GD1, che nel frattempo si è messo in marcia attraverso il Texas centrale. Il viaggio verso Big Spring è stato pieno di difficoltà e pericoli, ma nonostante tutti i problemi, Mark ha cominciato a sentire dentro di sé un tenero sentimento nei confronti di Kate e ha pure la sicurezza di essere ricambiato. Mancavano pochissime miglia per raggiungere Big Spring quando è accaduto l'imprevedibile. Il territorio intorno alla città era controllato da una banda di motociclisti, i Mavericks, i quali non si sono lasciati sfuggire l'occasione di attaccare il convoglio e durante il combattimento sono riusciti a catturare e rapire la giovane Kate. Il convoglio è stato accolto calorosamente dai membri del gruppo di Big Spring, ma Mark non ha nessuna voglia di festeggiare. Il pensiero che Kate sia prigioniera gli ha rovinato la gioia dell'arrivo. Mark ha giurato di salvarla e da quel momento non ha pensato ad altro che ad escogitare un piano infallibile per tirarla fuori dalle grinfie di Mad Dog. Per caso il gruppo ha saputo che il capo dei Mavericks, un certo Amex Gold, era stato un agente della Chaos e aveva lavorato alle dipendenze di Mad Dog Michigan prima del disastro. Durante un colloquio segreto ha proposto a Mad Dog di unirsi ai Lions e come segno tangibile di fedeltà al suo ex superiore gli ha offerto la giovane Kate. I Lions e i Mavericks hanno deciso di attaccare Big Spring, ma nonostante la loro superiorità numerica, non sono riusciti a superare le mura fortificate dell'insediamento e hanno dovuto ritirarsi, subendo grosse perdite. Il giorno successivo all'attacco, Pop Ewell è riuscito ad individuare la frequenza radio impiegata dai banditi e ha potuto ascoltare le loro comunicazioni. Le notizie raccolte in questo modo sono di eccezionale gravità. Mad Dog ha ordinato ad un'altra banda della Chaos insediata a New Orleans di raggiungerlo e di unirsi alla sua. Il loro arrivo è programmato entro la settimana. Inoltre Mad Dog ha organizzato un incontro con Mekong Mike, il capo degli Angelinos, una banda che controlla la città di San Angelo. Gli ha proposto di allearsi e per questo è pronto ad offrire armi e munizioni in cambio del suo aiuto per distruggere l'insediamento di Big Spring.
Due giorni più tardi, Mad Dog Michigan è partito per San Angelo a capo di una spedizione motorizzata di oltre 200 uomini. I pochi che sono rimasti con Amex Gold vogliono cercare di far credere al gruppo che sono ancora circondati dalle due bande al completo. Ma il trucco non ha funzionato. I membri più anziani del gruppo hanno convocato una riunione, durante la quale è stato deciso che si deve sfruttare l'occasione favorevole. Le forze nemiche adesso sono notevolmente ridotte e prima dell'arrivo della banda di New Orleans bisogna assolutamente tentare la fuga. L'unico modo per raggiungere Tucson è percorrere l'autostrada federale 10 ed attraversare i territori aridi e desolati del Texas occidentale. Il viaggio è stato organizzato con molta cura. Esattamente a metà strada tra Big Spring e Tucson si trova El Paso, scelta all'unanimità come prima tappa. L'autostrada che conduce a El Paso attraversa un territorio impervio e selvaggio, e tutti sono sicuri che questa sarà la prova di resistenza e di forza più dura nel loro lungo ed estenuante viaggio verso la California.